Bentornati su paolodetrane.it. Oggi vediamo insieme questa borsa che è arrivata stamattina, ma non solo vediamo questa borsa che in questo momento è piena, più o meno, non del tutto, ma la confronteremo con questa borsa, ok? Ma andiamo con ordine. Questa che vedete è la Manfrotto, ce l'ho qua perché non mi ricordo mai come si chiama, è una... è uno zaino abbastanza particolare, molto, veramente molto ben fatto, ma quello che lo differenzia da tutti gli altri è questa cosa qua. Ve lo faccio vedere meglio. Come potete vedere, ha due, come tutti gli zaini, due spallacci che possono essere utilizzati insieme, oppure può essere utilizzato uno solo infilando questo qua dentro, e lo zaino diventa un monospalla, ok? È un tripack della Manfrotto, la versione grande, che può contenere anche un laptop fino a 15 pollici. Ma andiamo insieme a vedere nel dettaglio questa borsa, cosa può contenere. All'interno di questa borsa ho scoperto che ci entra davvero tantissima roba. Vi faccio vedere nel dettaglio a cosa mi riferisco. Allora, innanzitutto la prima cosa che si nota è che si può aprire anche solo il fianco per quando viene usato a monospalla o per quando si fa girare intorno al corpo, anche quando è zaino. Anche quando lo utilizziamo come zaino, è possibile portarlo frontalmente, sganciando una degli spallacci, facendolo ruotare intorno alla spalla, può venire davanti al vostro corpo e in modo da garantirvi l'accesso, appunto, alla vostra attrezzatura senza doverlo aprire del tutto. Cosa voglio dire? Vi faccio vedere questo. Come potete vedere, io qua ho la mia D800 con il 2470 montato e la macchina fotografica esce tranquillamente senza dover aprire tutto lo zaino. Questo già l'ho sperimentato per anni ormai con l'altra borsa e per me è imprescindibile ormai, è diventata una comodità, una praticità unica. Ma andiamo a vedere meglio cosa contiene questa borsa una volta che l'apriamo tutta. La quantità di materiale che può contenere è davvero notevole. Abbiamo detto la D800 col 2470 montato, poi può contenere un 70-300 Nikon, un 105, 50 mm, anzi scusate, 28 mm per la mia reflex analogica, 50 mm per la D800, la mia reflex analogica e la Blackmagic Pocket Cinema Camera con alcuni obiettivi che non ho infilato ma possono entrare qua. Ok, questo per farvi vedere, vi faccio vedere meglio la quantità di cose che ho potuto mettere in questa borsa e sono un bel po', che ne dite? Quindi sicuramente lo spazio non è un problema. Andiamo a vedere anche nel dettaglio cosa è possibile fare con questa borsa, perché non finisce qui. Nella parte superiore è possibile, ecco qua, infilare ad esempio il mio Surface 12 pollici che è contenuto largamente all'interno del vano porta tablet, ma è possibile infilarci tranquillamente un laptop fino a 15 pollici. Rimane abbondante spazio per mettere altri accessori, caricabatterie, altri obiettivi se ne avete bisogno, registratore audio per esempio,
o qualsiasi altra cosa che vi può fare comodo in un servizio fotografico. Qua una praticissima tasca per le schede SD o CF come preferite, quelle che utilizzate, ma non è ancora finita. Torniamo nella parte frontale per vedere insieme le tasche. Possiamo vedere qua ancora una tasca piccolina per mettere per esempio il cellulare, dall'altro lato ancora una tasca e frontalmente ancora un'altra tasca. Un piccolo dettaglio che non vi ho mostrato è questo. Viene fornita la copertura, una rain cover per la pioggia. Questa si apre in questo modo. Sì, non la voglio sfare perché ci vuole un po' per rimetterla a posto. Si può aprire e va a coprire completamente la nostra borsa. In questo separatore qua c'è un'ulteriore tasca per mettere dentro, per esempio, batterie di scorta o utilizzate, separare per esempio le schede utilizzate da quelle ancora non utilizzate. Bene, questo più o meno. Ah, scusate, mi dimenticavo la cosa più importante, una delle cose più importanti. Frontalmente, con le due cinghiettine in dotazione, è possibile mettere un treppiede, che in questo momento lo sto utilizzando per filmare. Che dire, questo zaino l'ho preso per il motivo principale per cui l'ho preso è che può contenere il laptop in questa tasca, cosa che invece il Low Pro che andremo a vedere tra 2 secondi non aveva e che quindi non mi permetteva durante per esempio i matrimoni di portarmi dietro o anche in viaggio o in qualsiasi altro utilizzo in location anche. Di portarmi dietro nella stessa borsa anche il mio laptop. In questo caso invece posso farlo guadagnando, diciamo, risparmiando una borsa che altrimenti dovrebbe essere separata da questa. Vediamo insieme il confronto con il Low Pro. Questo è uno slingshot. Se non mi sbaglio, è uno slingshot 302 AW, è quello più grande che fanno, è come vedete un monospalla. Scusate, tolgo un attimo il manfrotto di mezzo. Vediamo quali sono le differenze. Innanzitutto, la differenza principale è la forma che non avendo questo monospalla, non avendo lo spazio per il laptop, nella parte superiore è sondato e non rettangolare. Rispetto al manfrotto, ve le metto accanto per farvi vedere la differenza di grandezza. Ok? Il manfrotto è decisamente più largo e più alto e anche un po' più spesso. Quindi sicuramente il Low Pro 302 AW, lo slingshot, è molto pratico da portare. Io ce l'ho ormai da 5 anni, è ancora in produzione, lo trovate sul sito della Love Pro. Io con questo zaino mi sono trovato benissimo. Andiamo a vedere insieme come è composto. Esattamente come il manfrotto, questo zaino ti dà la possibilità di aprire solo la parte, scusate che adesso l'ho aperto tutto, di aprire solo la parte frontale per tirar fuori la macchina fotografica senza dover aprire tutto lo zaino. Una volta aperto completamente, lo spazio all'interno è esattamente lo stesso del manfrotto. Questo monospalla può contenere 4 obiettivi, il 70-300 montato sulla D800 e un piccolo obiettivo o la, per esempio, Blackmagic Pocket Cinema Camera in questo scomparto alto. Qui come manfrotto ha una piccola tasca laterale dove poter mettere varie cose, ma la cosa bella di questo zaino è che ha il panno in microfibra direttamente attaccato allo zaino stesso per pulire obiettivi, schermi, eccetera. Nella tasca superiore, abbastanza spaziosa, può essere utilizzata, io per esempio ci metto le batterie,
vari accessori, caricabatterie. Qua davanti una piccola, ancora una piccola tasca, come vedete ci tengo le schede. Frontalmente un'altra piccola tasca dove tengo scusate, penna USB, accessori per il flash, cavetti, mollette per le modelle o per le spose, sono sempre utili. E ancora una tasca frontale per infilare, per esempio, il cellulare. Penne, biglietti da visita, eccetera. Ok, parliamo di prezzo. Non vi dirò quanto costano perché i prezzi variano sempre continuamente, ma posso dirvi che il prezzo è più o meno in questo momento, più o meno si trovano allo stesso prezzo, c'è poca differenza. Questo costa un pochino meno, questo un pochino di più, ma se cercate bene online troverete sicuramente dei prezzi che si avvicinano molto l'uno all'altro. Qual è meglio dei due? Beh, sono tutti e due degli ottimi, due ottimi zaini, hanno semplicemente usi diversi. Se come me avete bisogno di portarvi spesso dietro il laptop, allora il Manfrotto è quello che fa per voi. Se invece avete bisogno di un pochino più di maneggevolezza, portabilità e praticità, sicuramente lo Slingshot della Lovepro è quello che fa per voi. Tutte e due, se può esservi utili, rispecchiano, stanno nello standard del bagaglio a mano sull'aereo, quindi io questo per anni l'ho portato tranquillamente come bagaglio a mano senza mai avere un problema. Questo ve lo dirò presto appena lo testerò. Quindi, le conclusioni quali sono? Sono che sono due zaini complementari l'uno all'altro. Possono essere utilizzati in situazioni diverse, anche se con il Manfrotto potete fare quello che fate con lo Slingshot della Lovepro, mentre con lo Slingshot della Lovepro non potete fare tutto quello che fate con il Manfrotto, perché, torno a ripetere, questo zaino ha la possibilità di essere utilizzato come per trasportare anche un laptop. Diventa monospalla come lo Slingshot all'occorrenza, oppure può diventare, non ve l'ho fatto vedere, queste due cinghie possono essere portate a zaino classico oppure anche in modo incrociato per aumentare la stabilità sulle spalle, soprattutto se fate trekking o siete, diciamo, attraversate zone particolarmente impervie. Bene, questa brevissima chiamiamola recensione dei due zaini termina qua. Vi ricordo che potete iscrivervi sul canale e fare like se vi piace, se vi è piaciuto questo video, se l'avete ritenuto utile, e ci vediamo al prossimo video.